Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera parleremo di un tema molto importante perché riguarda molto da vicino la città di Firenze. In realtà è un tema, come dire, che abbraccia ovviamente in modo particolare il nostro paese, la nostra regione, ma che a Firenze trova casa. Parleremo di restauro, infatti, ed è una tematica, una professione, un argomento molto importante, soprattutto perché ci sono delle chiavi come dire, di rilancio, soprattutto di affermazione appunto di quello che già esiste nella nostra città, ma che può essere messo a regime con dei progetti ad hoc. Parleremo di questo però anche alla vigilia di un importante evento che è il Salone dell'Arte e del Restauro, che parte a Firenze dal 16 maggio fino al 18 maggio e ospiterà insomma i principali attori di questo argomento, soprattutto in una casa appunto, come dicevamo, d'eccezione, che è quella di Firenze, in questo caso per quest'anno alla Camera di Commercio. Mi fa piacere avere in studio Emanuele Amodei, che è amministratore dell'Istituto dell'Arte e del Restauro, presidente del gruppo del Palazzo Spinelli. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. E buonasera e benvenuta a Susanna Bianchi, che è presidente della cooperativa dell'archeologia e membro di giunta della Camera di Commercio di Firenze. Buonasera. Buonasera. Allora, come dicevamo, tema molto molto importante. Non capita nemmeno spesso, dico onestamente, di poter parlare di restauro, ma Firenze ha qualcosa da dire, insomma, a livello mondiale su questo tema. Parto da Susanna Bianchi. Intanto per la sua storia, per la sua tradizione, per la scuola, per la formazione, perché Firenze oggi è possiamo definirlo il centro, uno dei centri mondiali del restauro? La tradizione storica di Firenze nell'ambito dell'attività di restauro è nota e parte, io credo, fondamentalmente dal fatto che a Firenze si conserva tantissima parte del patrimonio culturale. Quindi Firenze, insieme a poche altre città, Roma, Venezia, da questo punto di vista è un'eccellenza. Oltre a questo, Firenze ha una realtà di professionalità artigianali, imprenditoriali, ma anche di imprese che lavorano nell'ambito delle tecnologie per il restauro, che è di tutta eccellenza. Non solo, c'è anche l'aspetto pubblico, ci sono tante opere di Santa Croce, opera del Duomo, lo stesso comune di Firenze ha la fabbrica di Palazzo Vecchio, cioè dà un'attenzione puntuale al tema della conservazione del proprio patrimonio. Quindi riteniamo che ci siano delle condizioni eccezionali. Si tratta, a nostro parere, di coordinare, mettere insieme questi elementi per rilanciare proprio questa caratteristica di Firenze città del restauro. Tant'è, e finisco, che la Giunta della Camera di Commercio ha deliberato un progetto pluriennale su questo tema. Infatti tra poco ne parleremo con cognizione, cercheremo di dare tutti gli elementi. C'è da dire che, come dire, questo progetto, insomma, lo anticipiamo, verrà presentato anche nell'ambito del Salone dell'Arte e del Restauro, come dicevamo, dal 16 al 18 maggio si terrà presso la Camera di Commercio di Firenze, organizzato dal gruppo Palazzo Spinelli, dall'Istituto di Arte e Restauro. Le devo chiedere una cosa subito, Amodei, perché insomma è una domanda che facciamo sempre quando si parla di eventi che in quest'anno, per quanto vi riguarda, sarà sia in presenza che online, ma come dire, sono eventi che inevitabilmente negli anni della pandemia hanno dovuto subire, come dire, uno stop, dei rallentamenti, delle restrizioni. Cosa sono stati 2 anni di pandemia per il Salone dell'Arte e del Restauro, che è un evento molto attenzionato, molto importante per Firenze? Ma guardi, la domanda è precisa, perché quando è iniziata tutta la fase pandemica, la gestione e l'organizzazione delle fiere, non solo ovviamente la nostra, il Salone del Restauro, ma delle fiere in generale, ha subito un contraccolpo molto forte da un punto di vista indubbiamente economico, ma soprattutto da un punto di vista, se vogliamo, anche di ripensamento del format stesso della fiera. Io, parlando con dei nostri tecnici, abbiamo fatto una valutazione che secondo me è molto interessante, cioè che c'è stato uno sviluppo tecnologico, diciamo, negli ultimi 30 anni, che è durato una prima fase una decina d'anni, poi si è sempre più ridotto negli ultimi anni e poi c'è stato un prima o un dopo 2019-2020, cioè la possibilità di accesso a e di fruibilità di tecnologie come appunto Zoom, eccetera, certo, da parte anche di un'utenza che prima non ne aveva nell'interesse, nella possibilità di poterlo aprire, ha aperto nei confronti di chi organizza eventi un mondo molto
molto particolare, perché significava anche targettizzare in qualche maniera gli eventi verso questa tipologia di persone. Non solo le persone più anziane, ma anche i giovani, mm-hmm. che avevano una visione diversa dell'approccio, si parla della didattica a distanza, insomma sono tematiche che conosciamo. Sì. E anche diciamo senza confini territoriali, no? A distanza si poteva arrivare un po' ovunque. Esatto, quindi che cosa questo ha portato nella dinamica di gestione di eventi di questo genere? Un ripensamento dei vari format. Ora, il tema specifico del restauro, e quindi tendenzialmente di un aspetto importante di quella che è la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, implica la possibilità di poter anche avere un contatto diretto, se vuoi, con quello che è l'opera. Certo. O comunque quello che l'opera in qualche maniera ti insegna e ti trasferisce. Di conseguenza applicare determinate tecnologie ad un meccanismo di questo genere non è stato per niente facile. Non è stato per niente facile, ma è una sfida che noi abbiamo voluto affrontare. Tanto è vero che non abbiamo rinunciato durante il periodo pandemico a organizzare comunque il salone, sia l'ottava edizione, settima, ottava e oggi appunto la nona edizione. Quindi cercare di far comprendere come è possibile interagire con le tematiche del patrimonio culturale sia in presenza, nello specifico di quest'anno, sia a distanza attraverso anche la possibilità di conoscere nuove forme di patrimonio culturale, perché abbiamo tanti espositori e tanti esperti che vengono da paesi molto lontani. Allora, ci fermi un attimo, perché tra poco poi mi voglio capire insomma come sarà composto, sì, questo Salone del Restauro, chi ci sarà, quale sarà il programma. Ritorno sul progetto, che poi, come dire, l'abbiamo già detto, farà parte con uno stand anche del Salone dell'Arte del Restauro. Intanto perché mi pare una delle notizie importanti sia che il progetto che si chiama Firenze Città del Restauro nasce da una sintesi di altri progetti, quattro progetti che sono di CNA, Confartigianato, Lega Coop e Confindustria, quindi già tenere insieme realtà che solitamente insomma come dire è più facile che bisticcino piuttosto che stiano insieme, mi sembra già un successo. Però poi l'importante, il fine, l'obiettivo, cioè arrivare a fare cosa? Si fa squadra, ma per che cosa? No, infatti sottolineo anch'io questo aspetto, che proprio a ribadire di quanto Firenze si caratterizza per restauro, che al momento della programmazione delle progettualità della Camera di Commercio, quattro associazioni, tutte e quattro, avevano individuato questo tema. Quindi il progetto che obiettivo ha? Fondamentalmente è quello di promuovere un distretto del restauro dei beni culturali, per la conservazione dei beni culturali, a partire dal territorio fiorentino e dell'area metropolitana, e poi potenzialmente insomma tutta la regione ha determinate caratteristiche. E questo per arrivare, come dire, a individuare quali sono le azioni principali che possano far sì che questo progetto si sviluppi, siamo partiti ad esempio dal incaricare il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze per fare un'analisi del mercato. Quant'è la domanda di interventi di restauro? Quindi di committenze pubbliche, private, di cittadini, esteri, anche di altri paesi. E quanta è l'offerta? Cioè qual è la fotografia di quanti artigiani, quanti restauratori professionisti, quante imprese esistono nel nostro territorio? Questo ci è parso il primo elemento di partenza. Su questo la ricerca arriverà a giugno, se non ho capito male. Qualche avvisaglio ce l'avete, insomma, qual è la richiesta? Dunque, sono già stati fatti alcuni focus con alcune imprese delle varie tipologie, così come è stato fatto nei giorni scorsi, pochi giorni fa, il focus anche con le principali committenze pubbliche e private, e da lì vengono fuori tutta una serie di problematiche. Dai sistemi, come dire, di selezione a chi affidare un restauro, i livelli di formazione sono sufficienti, non sono sufficienti, il network che si può creare tra imprese, come ad esempio la Camera di Commercio può valorizzare questa particolarità del restauro fiorentino all'estero, perché ci sono tanti artigiani che lavorano appunto
per altri paesi, per committenze estere, ma ci sono anche tante imprese che vanno a lavorare all'estero. Cioè, certo. Quindi è effettivamente un settore che ci sembra molto, molto dinamico. Mm. Sì, se non ho capito male, mi corregga se sbaglio, non voglio semplificare, ma per farlo capire, l'idea è anche proprio quella di creare, appunto, siccome proprio di distretti parlavamo ieri, in tutt'altro settore, distretto agricolo, ma l'idea è quella di creare un brand, in qualche modo, un brand, un made in Florence per il restauro. Sì, esatto, cioè l'obiettivo finale è proprio quello di creare un marchio con un disciplinare, ovviamente, certo, che caratterizza le imprese, gli artigiani e chiunque vorrà partecipare, essere all'interno, per dare qualità e opportunità maggiori a questo brand fiorentino, senza dubbio. Senta Amodei, intanto le chiedo, perché dal vostro osservatorio voi avete anche contezza di quanto la nostra città, il nostro territorio, diciamo il nostro saper fare più che altro, anche senza confini territoriali, sia apprezzato o meno all'estero, e quindi le chiedo su questo, insomma, qual è il termometro che voi avete rispetto all'appeal fiorentino su questo tema, e poi ci dica anche, insomma, brevemente che cosa troveremo al Salone del Restauro di quest'anno. Allora, io invito innanzitutto tutte le persone che possono venire e hanno tempo di venire sicuramente a visitare il Salone, a visitare ciò che il Salone offre, non solo in termini espositivi ma anche in termini di conferenze, seminari, incontri, tematiche varie, tavole rotonde, perché ci sono anche dei premi importanti, ci sono delle mostre, quindi è importante cercare di capire bene come funziona questo meccanismo del restauro, in particolar modo meccanismo del patrimonio culturale. Poi nel poter dare un'informazione un pochino più attendibile, o meglio anche inquadrarla in un contesto migliore, se vogliamo, Firenze ha un'enorme tradizione nel restauro, storica, una tradizione legata alle tecnologie, al saper fare, quindi al know-how, al trasferimento di conoscenze. Abbiamo le scuole di formazione, abbiamo laboratori, abbiamo un enorme patrimonio che ci consente di mettere in pratica poi anche determinate tecnologie. Si pensa anche allo strappo dell'affresco, che comunque nasce, no? Nell'ambito di quelle che erano le dinamiche, insomma, di Firenze. Il tema però che noi vorremmo puntualizzare, ed è per questo che anche la cooperazione, la sinergia con la città di Firenze, con quello che è il progetto anche, cioè Firenze è importante, è che il nostro saper fare deve andare a coincidere con quelle che sono le esigenze, o meglio il concetto di patrimonio culturale, che per esempio in altri paesi all'estero è molto diverso rispetto a quello che abbiamo noi. Quindi gli altri paesi vedono l'Italia e vedono Firenze come un grande bacino di acquisizione di incompetenze, di conoscenze, di know-how, eccetera, che però per poterle realmente applicare all'idea di patrimonio culturale nei paesi, faccio un esempio, i paesi asiatici piuttosto che anche gli Stati Uniti d'America, insomma, hanno un'idea un po' diversa, occorre avere una forte sinergia, un forte dialogo con questi paesi. Tale dialogo diventa difficile se non esistono delle strutture che consentono alle imprese di poter andare veramente a parlare, veramente a capire qual è l'idea di patrimonio culturale. Pensiamo ai paesi arabi, pensiamo ai paesi, anche la Cina stessa, che ha un enorme patrimonio culturale, ma la cui attenzione, il cui modus operandi è diverso da quello italiano. Ricordiamoci che il patrimonio, a me piace sempre parlare del concetto di patrimonio più che di beni culturali, no? Perché il bene culturale in qualche maniera sottintende un valore comunque intrinseco. Il patrimonio, sappiamo tutti dal latino, pater munus, è diciamo quello che è il compito del padre nel trasferimento di quelli che sono i valori culturali alle nuove generazioni. Ed è questo che cui dobbiamo muoverci, è questo che ha senso il Salone. Il Salone si chiama Salone, non è una fiera, proprio perché è un momento, una vetrina all'interno del quale si può dialogare con le passate e le future generazioni per poter dare un'idea più precisa di che cosa sia patrimonio culturale. Senta Bianchi, perché quello che dicevamo è interessante, anche perché, insomma, se non ho capito male, come dire, al momento noi siamo riconosciuti, diciamo, dal punto di vista culturale, della tradizione, anche della formazione sulle professionalità del restauro, meno come dire, a livello tecnico, a livello di sperimentazione, cioè
ma è più facile vengono a prendere i nostri restauratori piuttosto che a mandarci l'opera. Questo insomma in linea di massima perché cambiano anche i punti di vista, diciamo, tra il nostro paese e gli altri. Allora, lei ha citato più di una volta, ma lo citava anche Amadei, il tema della formazione. Voglio fare un piccolo focus su questo. Come siamo messi a Firenze a livello di formazione su questo tema? Perché sappiamo che il saper fare la manodopera anche in una professione così importante come il restauro è qualcosa che deve essere tramandata nel migliore dei modi, se no si perde, no? Sicuramente da parte delle imprese, dalle botteghe artigiane, a qualsiasi livello, si denuncia, si sottolinea la necessità di incrementare i livelli formativi, l'offerta formativa, nel senso che qui abbiamo Palazzo Spinelli, che è uno delle eccellenze anche in questo senso a Firenze sulla formazione. Abbiamo un centro di eccellenza come è l'opificio delle pietre dure, certo, che sicuramente anche da un punto di ricerca detta varie indicazioni. Però la richiesta che c'è oggi, ed è un bene questo ovviamente, di interventi di conservazione è molta. Ed effettivamente il numero di restauratori e aiuto restauratori che esistono e si mettono a disposizione delle imprese e delle botteghe è limitato. Non solo, va considerato che in una professionalità come questa la possibilità di avere la formazione anche in corso di lavoro è fondamentale, basta pensare alle botteghe artigiane. Certo. E vanno trovati anche i meccanismi per facilitare questo. Posso aggiungere una cosa? La Camera di Commercio non sarà più che con uno stand, la Camera di Commercio farà un convegno d'apertura, una conferenza d'apertura proprio su questo tema, in cui chiameremo, a parte la minima presentazione del progetto, ma chiameremo proprio le imprese e le committenze private a confrontarsi in una tavola rotonda. È un primo spunto, certo. Però un po' a seguito di quelli che sono stati questi primi focus, riteniamo che possa essere un contributo per portare avanti il nostro progetto. Sicuramente è anche il contesto migliore per farlo. Senta Amadei, ora andiamo rapido perché ho diverse domande, però su questo volevo sentire anche il suo parere, soprattutto che analisi fa di quello che è stata appunto la tradizione o il rischio di perdere delle professionalità per cui diventa fondamentale la formazione e la messa a regime di progetti come questo. Cioè, nel senso, perché il restauro non è così appetibile, diciamo, magari per i giovani, per le nuove generazioni, oppure che cos'è che è mancato nel corso del tempo per cui si è un po' interrotto la filiera, no, del tramandare questo tipo di professionalità? Beh, è un argomento molto complesso, ma in buona sostanza in Italia la norma sulla formazione, quindi su quelli che sono i titoli legati al restauro, è chiara. Esistono due norme, due leggi, e su quelle si va a costruire quello che è il mondo del restauratore, quindi quello che è il mondo del collaboratore nelle diverse, diciamo, declinazioni. C'è un tema che secondo me è un po' paradossale, nel senso il rapporto fra la grande quantità di patrimonio culturale che necessita di una tutela, di una conservazione, di una valorizzazione, che sono comunque momenti diversi, perché nell'ambito della conservazione e poi del restauro, non stiamo qui ad approfondire, ma sono momenti comunque importanti e diversi. Quindi questa grande quantità, diciamo, a questa grande quantità non corrisponde non tanto il numero di restauratori che possono operare, quanto un effettivo mercato del lavoro. Mi spiego, un restauratore normalmente ha un compenso che non è propriamente altissimo, nonostante abbia studiato per molto tempo e abbia delle conoscenze molto specialistiche e tradizionali. Questo spinge spesso le generazioni anche a, in qualche maniera, reinventarsi un certo tipo di attività. Quindi ci sono un certo numero di ragazzi che escono dalle scuole, trovano lavoro, riescono a mettere sulle imprese, fanno delle attività, altri che fanno più fatica, perché poi effettivamente ricordiamoci sempre che noi non lavoriamo in un mercato, io lo dico così, in un mercato fra virgolette libero, nel senso, noi lavoriamo in un mercato che è quello, e mi dispiace parlare di mercato in questo contesto, che è il patrimonio culturale che è pubblico, certo, nel 90% dei casi, o comunque quando
o è della Chiesa o della Curia, quindi si parla di patrimonio che è un patrimonio del nostro paese, che va tutelato e protetto nell'ambito delle future generazioni. Quindi qui non si sta parlando di qualcosa che io smonto, ricostruisco e rivendo, qui si sta parlando di tutela e patrimonio, quindi investire sempre di più, non sia sulla tutela sul patrimonio, ma anche sull'educazione, sulla formazione non solo dei restauratori, ma di tutti, diciamo tutti a livello scolastico generale, investire sull'idea che il nostro patrimonio culturale è veramente un asset strategico. Sì, da questo mi pare il punto chiave, forse siamo arrivati anche un po' a una delle questioni, no? Perché effettivamente il patrimonio che sta in mano o allo Stato o comunque a enti molto grandi, l'input anche per creare un mercato del restauro deve arrivare dal pubblico in qualche modo, e quindi il mercato lo si crea a quel punto lì e può diventare appetibile se effettivamente ci sono delle risorse e se c'è tanta richiesta. Questo mi sembra un punto focale, Bianchi, su cui volevo sentire anche lei, perché poi effettivamente è un paradosso. No? Come dicevamo, noi siamo uno dei paesi che ha dal punto di vista del patrimonio culturale come dire, più da offrire di quasi altro paese al mondo e rischiamo in qualche modo di non riuscire a conservarlo come dovremmo, come potremmo, per una serie di meccanismi e poi effettivamente rischiano di risorse. Fondamentalmente risorse. Quindi è una scelta strategica anche molto politica, se vuoi. Certo. No, io devo dire, da un punto di vista di dichiarazioni, si ritiene sempre, si ribadisce che è fondamentale la conservazione, la valorizzazione del patrimonio, la formazione, l'educazione, eccetera. Però poi a queste affermazioni, e parlo di sì, livelli certo, ovviamente nazionali, devono seguire delle concretezze, e che le concretezze sono le risorse, perché altrimenti difficilmente si riesce a ottenere, a raggiungere gli obiettivi che ci si pone. Ora, sicuramente all'interno del PNRR ci sono risorse destinate che riguardano vari aspetti, dalla digitalizzazione, quindi la conoscenza del patrimonio, che poi dal momento della conoscenza arriva anche poi l'aspetto della sua conservazione. Digitalizzazione del patrimonio, cioè interventi sui borghi storici che sono essi stessi, da un punto di vista di patrimonio architettonico, un patrimonio culturale. Però ecco, forse qualche attenzione maggiore proprio a quelli che sono le progettualità per la conservazione dei patrimoni a livello dei territori, qualche sforzo in più sarebbe stato utile. Ecco. Allora, siamo quasi in chiusura, ma voglio chiedervi due cose rapidissime, prima a Amodei e poi a Bianchi. La prima che chiedo a Amodei è questa, perché è proprio una cosa molto rapida, ma lo diceva anche lei, la tecnologia oggi è fondamentale nel restauro, forse lo è sempre stata, come dire, anche come dire, nel tempo quando con strumenti che noi oggi non chiameremo tecnologici, magari per l'epoca in realtà lo erano, oggi però come dire, sono all'avanguardia e lo sono sia, immagino, nelle tecniche di restauro, ma lo sono anche nella comunicazione di ciò che si può fare. No, il salone sarà un esempio da questo punto di vista ed è un binomio molto bello perché si va a toccare delle opere antichissime con le tecnologie, con l'avanguardia migliore anche dal punto di vista dell'innovazione. No? Sì, assolutamente. Ora, noi sia nel salone parleremo di questo tema, la tecnologia è quasi centrale rispetto, nell'ambito di questa tematica. Anche noi dell'Istituto stiamo investendo tantissimo sulla formazione con le nuove tecnologie legate al restauro e abbiamo un'ottima richiesta, appunto, cioè abbiamo tanti studenti e vengono proprio perché trovano la possibilità di poter fare innovazione nel restauro. Però il tema è centrale, cioè applicare le nuove tecnologie, ma attenzione, non solo nella formazione, nei materiali, nelle dinamiche, nelle nuove, si parla di tecnologie anche, se vuoi, di restauro, cioè proprio di ricostruire, riprogettare le modalità di restauro, è un tema che è totalmente attuale, è costantemente in aggiornamento ed è centrale in una tematica soprattutto di sviluppo per questo settore, per le future generazioni soprattutto. E se ne parlerà ovviamente, come diceva anche lei, al Salone dell'Arte e Restauro, sarà un tema molto, molto importante, anche molto interessante, perché ci sono nuovi confini, no? Diciamo così, di un'arte antichissima come quella del restauro. Senta Bianchi, proprio in 30 secondi, però voglio chiederle, visto che il progetto stesso si chiama Firenze Città del Restauro,
Perché Firenze? Ora è una domanda scontata, banale, l'abbiamo parlato anche all'inizio, però voglio chiederle questo. La città è sensibile da questo punto di vista a questa tematica? Ha accolto questo progetto in un certo modo? Insomma, c'è fermento da questo punto di vista? Sì, sì, c'è fermento. Lo dicevo all'inizio, il fatto che esista, che il Comune abbia una fabbrica di Palazzo Vecchio che è deputata alla conservazione del patrimonio pubblico del territorio, che è tanto, già è un elemento. Poi noi contiamo non solo col Comune di Firenze, ma con tutti i comuni dell'area metropolitana, e ripeto, poi verificheremo anche a livello regionale, di poter fare un progetto che abbia... Espandibile e che parta da una configurazione, diciamo, topografica che è quella dell'area metropolitana. Lei all'inizio mi chiedeva qualche numero scoop, no? Sui dati. Allora, diciamo, perché volevo sottolineare questo aspetto, su circa 300, poi l'analisi sarà da fare, di imprese, artigiani, professionisti, quindi realtà qualificate secondo i criteri normativi e professionalizzate secondo i criteri normativi, intorno a questi ruota una filiera di più di 30.000 realtà, di 3.000 realtà. Quindi un impatto economico sul territorio e una dimensione anche a livello di occupazione che è di tutto rilievo. Questi sono ora alcuni dati che noi vogliamo, come dire, precisare, affrontare con nettezza nelle proprie implicazioni economiche. E tra l'altro vorrei dire questo, proprio a partire dall'iniziativa del convegno del Salone, la Camera lancerà con questo obiettivo dell'analisi nel mercato un rapporto diretto con un campione di queste imprese, artigiani eccetera, per riuscire ad avere dei dati puntuali anche rispetto a quelle che sono le loro esigenze e necessità. Va bene, insomma, abbiamo capito qualcosa in più, la necessità di fare sistema, questo progetto Firenze Città del Restauro va in questa direzione, grazie alla Camera di Commercio, ovviamente grazie anche al Salone dell'Arte e del Restauro, è un appuntamento molto importante, dal 16 al 18 maggio 2022 ovviamente a Firenze il focus fondamentale su questa bellissima professione che ci riguarda molto da vicino e che abbiamo capito è anche un mercato economico molto importante. Grazie mille a Emanuele Amodei, grazie a Susanna Bianchi grazie. Per essere grazie stati a voi, con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito a casa con Telegram, terminiamo qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.